Tra qualche istante sarete chiamati a mettervi alla sequela di alcuni ragazzi prima e dei sapienti re magi dopo. Insieme a loro dovrete camminare, cantare, adorare, per poi tornare alle vostre casse con un mandato da assolvere. Prego, seguitemi, accomodatevi. Il primo presepe, quello di San Francesco, era un presepe vivente, per l'appunto, dove coinvolgeva la Madre Terra con tutti i suoi elementi, quindi con le persone, con gli esseri umani chiaramente, e con gli animali. E quindi un po' la tradizione nasce poi tutta da lui, anche poi quello che si è evoluto nel tempo. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli donerà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine. Com'è possibile? Non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra e la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga su di me ciò che hai detto. Questo nostro presepe vivente è stato un modo per mettere insieme un po' bambini come questo angioletto che è alla mia sinistra e poi giovani, adulti. Oggi diventa sempre più difficile riuscire a mettere insieme gli spaccati generazionali, tante volte si è divisi. 110 figuranti di ogni età, la persona più anziana è ottantenne, al di là del Gesù bambino i più piccoli fra di loro avevano 5 anni, quindi è stata una festa della famiglia. Coglie le ballate, canta gli angeli del ciel, sulle case addormentate scende un dolce ritornello. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Nonostante la pioggia, tanta gente è venuta anche da fuori per vederlo. Proprio così, nonostante la pioggia, tanta gente, ringraziamo il Signore, hanno avuto la pazienza di sfidare le intemperie e diciamo anche i figuranti hanno avuto la forza per andare avanti nonostante le intemperie. Ferre, vanno verso il palazzo di Erode, andiamo, seguiamoli! Tre magi sono giunti dall'Oriente a Gerusalemme e vanno chiedendo a tutti dove si trova il re dei giudei che è nato in questi giorni. Passeremo a comunicarti il risultato della nostra ricerca. Salve, grande re. Noi riprendiamo il nostro cammino. E poi credo che una cosa molto bella che noi abbiamo voluto far passare come messaggio è il fatto che il presepe vivente siamo noi tutti, quindi non erano solo i 110 figuranti, ma anche le circa 1000 persone sono state coinvolte, pregavano mentre stavano a vedere il presepe vivente, hanno seguito i magi, hanno seguito la stella, hanno adorato Gesù bambino, hanno cantato insieme ai figuranti e credo che questo possa essere poi il messaggio. Poi noi salutavamo le persone dicendo adesso andate alle vostre case per un'altra via, come i magi per un'altra via sono tornati alle loro, così anche voi con un altro spirito. E questo è un po' l'augurio che vorrei fare a ciascuno di noi. Noi siamo il presepe vivente, noi non dobbiamo mettere in scena ma dobbiamo vivere realmente la gioia della Natività. Auguri di cuore a tutti.
apertura del pezzo.